Ha preso ufficialmente servizio il nuovo questore di Pavia, Alessio Cesareo, che sostituisce il collega Gerardo Acquaviva, andato in pensione. Cesareo arriva da Ascoli Piceno, dove ha lavorato nell'ultimo anno e mezzo, è entrato in polizia nel 1982 ed è stato insignito della medaglia d'argento al valor civile per le lesioni riportate in servizio nel 2001, in seguito all'esplosione di un pacco bomba al commissariato di polizia di Avezzano. Nella giornata di martedì ha incontrato il prefetto Paola Mannella e il sindaco di Pavia, Fabrizio Fracassi. Il primo impegno operativo sarà invece il comitato per l'ordine nella sicurezza pubblica, in programma mercoledì mattina. Ma guardi, l'impatto è favorevolissimo, mi sento veramente, non dico a casa mia perché sarebbe troppo poco, ma ho ricevuto stamattina l'ospitalità del signor prefetto, sono stato in ufficio giudiziario, adesso quella del sindaco, quindi nei prossimi giorni faremo il punto della situazione e poi ci organizzeremo anche con gli organi di informazione, vi riceverò in questura e vedremo di muovere i primi passi nelle direzioni necessarie. Come, insomma, attività operativa su cosa si focalizzerà già? E Datemi il tempo di conoscere la provincia poi ci sarà modo. L'ultima battuta su uno dei reati più, insomma, più forse più odiosi, anche quella della truffa degli anziani. Non so se l'hai saputo, in provincia di Pavia ci sono casi che continuano a emergere anche qui. Bisogna conoscere le situazioni per poter parlare, quindi c'è bisogno del tempo necessario, poi vi saprò dare tutti gli elementi di cui avete necessità anche voi per dare informazione alla popolazione, ai dottori. Sì, ho fatto gli onori di casa, abbiamo dato il benvenuto al nuovo questore, abbiamo parlato un po' della situazione nell'ambito della nostra città e poi ci sarà un confronto per quanto riguarda naturalmente i prossimi giorni, le prossime settimane, i prossimi mesi. Quindi abbiamo fatto presente, io ho fatto presente quelle che sono le necessità e quelle che sono le richieste da parte dei cittadini e ho trovato grande disponibilità naturalmente da parte del nuovo questore.